Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video, buon inizio settimana, spero che abbiate trascorso un buon weekend. Allora, oggi partiamo con un nuovo video, ci sono diverse novità che vi voglio mostrare per poi passare a una miscela per pulire il bagno che ho testato nei giorni scorsi e me ne sono innamorata perché lascia un profumo persistente per tutto il giorno, ogni volta che entrate in bagno, cioè è fantastica. Ma prima di arrivare a questo vi voglio mostrare un pacchetto che ho scartato, che ho ricevuto dal brand che vi scrivo qui sul display. Si tratta di un'azienda che vende borse, tracolle, pochette, borse per eventi, beauty da viaggio, cioè hanno di tutto e di più per ogni stile, per ogni esigenza. Allora io ho scelto, adesso ve lo faccio vedere, ecco qua, questa è la prima, guardate che carina. Cioè, veramente bella, fatta, lavorata in questo modo, con i manici in ecopelle, ha la zip con la tracollina, perché questa appunto volendo si può indossare con la tracollina. Vedete che ha qui gli anellini, eccoli, quindi possiamo mettere la tracollina e regolarla. Vedete anche la regolazione della tracollina, anche se vi dico la verità, io vorrei portarla così, mettere proprio il necessario, tipo il portafoglio, i documenti, i fazzoletti, qualcosa per ritoccare il make-up, e, insomma, le piccole necessità per uscire, diciamo, la sera. È veramente carina. E di questa, naturalmente, vi metto il link nel box informazioni, come il link al sito per accedere al sito, perché ce ne sono, ragazze, tantissime, di tutti i colori, di fantasia, tinta unita, tutti i tipi di materiali. Infatti questa qui l'ho presa appunto in ecopelle, guardate quant'è carina, cioè questa pure è troppo bella, con, allora, ha il manico fatto in questo modo con la catenina, qui davanti è fatta così, con, diciamo, le borchiette. Questa è molto più capiente, vedete quant'è bella, ha la zip per chiuderla, eccola. E questa è l'altra tracollina, cioè troppo bella. Quindi abbiamo due versioni diverse di borse, troppo belle, cioè io me ne sono innamorata appena le ho viste, anche se c'è un'ampia scelta, cioè veramente su questo sito trovate tantissime tipologie di borse. E quindi, riepilogando, vi metto il sito web, vi aggiungo un codice sconto del 5% che ho richiesto all'azienda per voi, qualora siete interessati anche voi acquistare magari questo accessorio indispensabile per noi donne. E niente, e poi vi metto il link anche delle borse che ho scelto io, qualora volete prendere proprio queste, così avete proprio il link che raggiungete subito e non dovete scorrere tra tantissime tipologie di borse. Allora, detto questo, ragazzi, passiamo uno svuoto alla spesa detersivi, perché come vi avevo detto a fine video della settimana scorsa, sarei andata ai negozi Emark per acquistare dei detersivi che erano in offerta. Infatti ci sono andata, ho preso anche delle cose per, diciamo, la cura della persona, ma quelle non ve le mostro perché alcune cose mi servivano pure urgentemente, tipo stavo terminando lo shampoo, il bagno schiuma, il dentifricio, il colluttorio, quindi tutte queste cose le ho già sistemate e vi mostro solo i detersivi che stavolta ho voluto prendere. Allora, stavolta ho voluto prendere, io ho preso tutti i prodotti in offerta, ragazzi, il Rio Casa Mia, questo qui, con agente antibatterico. Questo non l'avevo mai provato perché è sapone e alcol multiuso per tutte le superfici e pavimenti,
Cioè, questo qui, ragazzi, io ho provato tanti prodotti di Io Casa Mia, ma questo abbinamento sapone e alcol non l'ho mai provato. Il profumo è al muschio bianco e mi piace perché è multisuperficie, quindi posso sia lavarci i pavimenti ma pulirci anche le diverse superfici di casa, come ad esempio tu c'è proprio scritto tutte le superfici lavabili, pavimenti e addirittura parquet, profumazione a lunghissima durata. Allora, per pulire le superfici basta versare su un panno umido e passare senza risciacquo. Per i pavimenti versare mezzo bicchiere in 5 litri di acqua. Vabbè, la solita tipologia. Però, ragazzi, ve lo faccio rivedere. Questo lo proverò prossimamente e poi magari tra qualche giorno faccio un video di pulizie dove ve ne parlerò, puliremo insieme qualche superficie proprio con questo prodotto. Andiamo avanti, c'era in offerta il Quasar bagno. Beh, il Quasar penso che lo conoscono un po' tutti. Ho preso questo qui anticalcare, igienizzante, profumante e protettivo, efficacia professionale, quindi questo qui penso che, insomma, nulla da dire su questo prodotto perché ormai esiste da anni, viene utilizzato un po' da tutti, io pure in generale lo sento, parenti, amici, perché hanno diverse linee il Quasar. Lo sto dicendo giusto se tante volte c'è qualcuno che non lo conosce? Eppure questo, vabbè, spruzzare sulle superfici, distribuire con una spugna, lasciare agire 2-3 minuti e risciacquare per avere un bagno igienizzato, profumato e protettivo. Quindi questo è il Quasar. Andiamo avanti, ho preso un prodotto, ragazzi, che per me è nuovo, una grande novità e mi è piaciuto tantissimo per la sua doppia funzione. Ora ve lo mostro, eccolo qua, Ace Candeggina Più, denso, con tappo zero schizzi, vedete? E fresco profumo, rimuove germi batteri, due volte più denso, ma la cosa bella è che questo ci si può pulire casa ma anche il bucato, vedete? Casa e bucato. Cioè, io questo quando l'ho visto, perché io di prodotti Ace ne prendo tantissimi, ne ho provati tantissimi, le mousse, il classico spray, proprio quello liquido normale, ma quando ho visto questo che proprio c'è scritto è nuovo ed è più denso, ho detto no, questo lo devo assolutamente provare. Leggiamo cosa dice dietro. Allora, per la pulizia in casa, vabbè, vi dice le modalità tipo sporco normale, sporco ostinato, poi c'è la modalità senza risciacquo e con risciacquo. Allora, sporco normale dice diluisci un bicchiere di Ace, quindi 150 ml, su 5 litri di acqua, pulisci senza risciacquare. Sullo sporco ostinato applica Ace direttamente sullo sporco e risciacqua. Pulizia bucato. Allora, in lavatrice aggiungi il detersivo nell'apposita vaschetta, versa la candeggina appunto nella vaschetta delicata fino al livello indicato, oppure versala nella vaschetta dell'ammorbidente fino al livello indicato, oppure avvia un prelavaggio e mentre l'acqua scorre versi un bicchiere di candeggina nella vaschetta e poi avvii il lavaggio. Ottimo. C'è anche, volendo, per il bucato a mano. Dice di versare un bicchiere 150 ml in 10 litri di acqua, lasciano a mollo 20-30 minuti e sciacqua il bucato, come d'abitudine. Ottimo, ragazzi, io questo lo proverò e ve ne parlerò successivamente. Se qualcuno di voi lo ha provato, ditemi come si è trovata. Poi, ragazze, ho preso omino bianco, c'era in offerta, omino bianco bucato a mano, delicato sulla pelle, delicato sui tessuti e senza cuore di Marsiglia, bucato a mano in lavatrice, scusate, stavo dimenticando che può essere utilizzato anche per la lavatrice. Allora, io amo i prodotti di omino bianco,
e amo soprattutto la Marsiglia, perché secondo me è il sapone migliore che c'è per la pulizia di tutta casa, ma anche del bucato. Allora, in questo caso dice che è un detersivo a mano in lavatrice che pulisce in profondità tutti i capi, persino quelli in lana e seta, al massimo rispetto dei tessuti anche a freddo. Attenzione che anche a freddo non è per tutte le tipologie di detersivi. Utilizzalo ad ogni lavaggio per donare ai tuoi capi un fresco profumo e sapone di Marsiglia. Anche qui ci sono le dosi sia per il lavaggio in lavatrice che per il lavaggio a mano. E vi devo dire, ragazzi, io questo lo amo, cioè mi piace proprio. Cioè, è proprio buono il profumo, cioè sentite questo profumo di Marsiglia intenso, cioè a me piace troppo. Quindi pure questo io ve lo straconsiglio. Allora, questo qui io l'ho già utilizzato tempo fa e solitamente i prodotti di Omino Bianco, insomma, costicchiano un pochino e quando ci sono le offerte io comunque li riprendo sempre. Quindi questo è stato lo svuota la spesa dei detersivi, perché poi, come vi ho detto, avevo fatto quello per cura della persona, perché sono tornata a casa comunque con un bel bustone, che quello ho già sistemato, e questi li ho lasciati appunto per mostrarveli. Comunque dovete sapere che in questi giorni sto elaborando un nuovo video da fare, che pubblicherò prossimamente, dedicato a un prodotto specifico che mi avete richiesto in tantissimi, ma non vi anticipo nulla perché sapete che io sono sempre in elaborazione. Detto questo, ragazzi, sistemo questi detersivi e andiamo a preparare la miscela per pulire il mio bagno. Questo con la doccia l'ho lasciato da pulire tra le pulizie di routine, proprio per preparare questa miscela insieme a voi per la pulizia del bagno, perché la pulizia del bagno mi viene richiesta da tanti, è un cavillo per tutti, cioè la pulizia dei sanitari, la pulizia delle piastrelle, del box doccia, del vetro, volete comunque una soluzione che diciamo ampia, che può pulire tutte le superfici. Quindi con questa che vi sto per mostrare lo possiamo fare. Allora, due minuti e procediamo con la preparazione della miscela. Allora, per preparare questa miscela dobbiamo riscaldare circa 500 ml di acqua, perché poi la andrò a versare direttamente nello spruzzino vuoto che è da 500 ml. E non deve bollire, deve solo essere calda, perché adesso andremo a mettere i nostri ingredienti per creare questa miscela super profumata e igienizzante per la pulizia dei nostri bagni. Allora, come vedete, appena si formano queste micro bollicine spegnete l'acqua, perché non deve bollire. Io ho spento il gas. Il primo ingrediente da mettere è il sapone della lavatrice in polvere, assolutamente in polvere. Io ho questo efficace già 20 gradi con agenti smacchianti, naturalmente alla lavanda, ma qualsiasi sapone in polvere per la lavatrice avete va bene. Comunque ne vado a mettere un bel cucchiaio e faccio sciogliere nell'acqua calda. Cioè, io già sento il profumo così, ragazze, mi dico solo questo. Secondo ingrediente, sale grosso. Andiamo a mettere un cucchiaio, ho preso un cucchiaio pulito, ragazze, e andiamo a farlo sciogliere nella nostra miscela. Ok. Ed infine l'ultimo ingrediente, il detersivo per pavimenti. Naturalmente io adesso sto utilizzando questo di Eurospin, ma come avete visto ho preso anche quello lì Rio Casa Mia, e in realtà ne ho anche un altro nuovo di scorta di un'altra marca ancora, ma adesso sto utilizzando questo. Quindi vado a mettere un tappino di detersivo per i pavimenti. Ecco qui, ragazzi, lo metto, giro il tutto e questa è la miscela per pulire il bagno.
vedrete che con questo mix di ingredienti il bagno vi verrà ben pulito e rimarrà questo profumo persistente per l'intera giornata. Adesso lo travaso nel recipiente spray e andiamo a pulire il bagno. Arrivata in bagno, vedete che io il bagno stamattina non l'ho pulito, vedete le goccioline, ci sono delle piccole sporcizie, proprio perché vi voglio far vedere come pulirlo con questa miscela. Semplicissimo, basta spruzzare il prodotto che abbiamo realizzato così, in questo modo, diciamo, su tutte le superfici, poi andiamo a passare semplicemente una spugnetta così, molto velocemente. Non potete capire, ragazzi, che profumo fa, che profumo fa, tra il detersivo della lavatrice, il detersivo per i pavimenti, c'è un profumo pazzesco, e il sale, che è un ottimo disinfettante, chiaramente quello è inodore. Ecco qua, vedete, fa una leggera schiumetta, andate semplicemente a sciacquare e vedete come le superfici di tutto il bagno, perché questo adesso possiamo pulirci anche tranquillamente le piastrelle, non lascia aloni, non lascia residui, addirittura potrebbe anche non essere risciacquato. Allora, adesso asciughiamo bene. Lavabo perfettamente pulito, rubinetti venuti splendenti, vedete la ceramica com'è bella lucida. Peccato che non riesco a farvi sentire il profumo che c'è. Ora andiamo a pulire anche water bidet e poi vi faccio vedere anche sulle piastrelle come si presenta. Solito risciacquo, cioè, guardate il rubinetto, ragazzi, già quanto è lucido, bello pulito. Sanitari pulitissimi, bianchissimi, rubinetterie perfette, e immaginate il profumo. Allora, adesso per esempio vogliamo pulire qui le piastrelle intorno allo scarico. Io spruzzo il prodotto in questo modo, passo la pezzetta, pure se volete fare magari l'interno della doccia o il vetro del box doccia, non so, potete tranquillamente fare in questo modo, spruzzate, così andiamo a igienizzare anche questa parte che comunque viene toccata. Vedete, già così sono belle lucide. Facciamo un piccolo risciacquo. Ed ecco qua, ragazzi, vedete? Non rimangono aloni, le mattonelle rimangono belle lucide e pulite, e poi, ragazzi, vi fa questo profumo, cioè questo profumo vi rimane per l'intera giornata. Quanto è bello quando uno entra in bagno e sente il profumo di pulito, cioè io questa cosa per me è fondamentale. E ecco, vedete come si sono asciugate e come sono venute bene? Discorso per il box doccia: avete il cristallo o appunto le piastrelle da fare, spruzzate, passate una spugna
e risciacquati. Io adesso il box doccia l'ho pulito già ieri sera, perché io dopo che faccio la doccia sono d'abitudine a pulirlo, proprio perché almeno non mi ritrovo incrostazioni di calcare. Quindi in questo caso non ve lo faccio vedere, altrimenti mi dite che pulisco sul pulito, però comunque basta spruzzare il prodotto che abbiamo creato, la nostra miscela, sulle piastrelle, sul vetro, passate con una spugnetta, risciacquate e il gioco è fatto. Cioè comunque vi viene un box doccia, un vetro e alle eventuali piastrelle super pulite, comprese poi anche le rubinetterie. Ed ecco qua, quindi bagno pulito senza fatica con una miscela semplicissima da preparare. Quindi abbiamo igienizzato i sanitari e abbiamo lasciato un profumo eccellente ovunque, tutto ben pulito e splendente. Ragazzi e ragazzi, avete visto quanto è stato semplice? A volte ci sono queste soluzioni facili da preparare che possiamo appunto fare fai da te, che ci consentono comunque di creare un prodotto molto efficace, che va comunque a pulire bene. Cioè non c'è bisogno di acquistare quei singoli prodotti, a volte anche un pochino più costosi. Cioè alla fine questi ingredienti li abbiamo tutti in casa e andiamo a creare una miscela ad hoc per una determinata pulizia. Una volta vi ho voluto mostrare questa miscela perché la trovo molto buona, perché ha questi ingredienti che vanno a disinfettare, detergere e igienizzare, e soprattutto a profumare, perché tanti mi dicono che in bagno comunque hanno i cattivi odori, e con questa sinceramente avete un profumo persistente per l'intera giornata. Cioè io lo sento ancora da qua, non lo so se perché ce l'ho sotto al naso. Comunque, detto questo ragazzi, io concludo il video, spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia, vi abbia consigliato questa nuova soluzione per le pulizie, che ci consente di pulire comunque con facilità e in maniera garantita. Vi ricordo il link delle borsette. Io adesso mi devo mettere a preparare il pranzo, dopo pranzo mi metto al montaggio del video, nel tardo pomeriggio devo uscire perché ho degli impegni, quindi poi sto uscendo nel tardo pomeriggio per via del caldo, perché veramente ragazzi si muore, io ne sto risentendo tantissimo. Detto questo, mi metto poi subito al lavoro nei prossimi giorni per realizzare un nuovo video, e quindi ragazzi ci vediamo molto presto. Mi raccomando, lasciatemi un like per sostenermi, iscrivetevi al canale, e chi mi vuole seguire anche su Instagram e TikTok mi trova come Federica Swift02. Un bacione immenso.